Ma che lei sta zitto solo perché sei una merda? Non devi... Dario, cosa stai cercando? Dario, Dario, cosa Mario, stai cercando? Mario, Cosa stai cercando, Dario? Te l'ha detto Marco di farlo? Cosa stai cercando? hai visto il tuo manuale sulla misoginia? Bro, non ho un manuale sulla misoginia in questa camera né in altre camere della mia vita. Manuale della Il misoginia. secondo volume, quello Come odiare le donne al meglio. Non odio le donne al meglio, quindi non ho nemmeno un libro dove imparare ad odiare le donne al meglio. Tra Lo l'altro non ho... volevo buttare via perché questa roba non deve stare in questa casa, Chi Mario. te l'ha detto che c'avevo un manuale della misoginia in camera? Me l'hai scritto per messaggio ieri. Fammi vedere questo cazzo di messaggio. Adesso tira fuori il messaggio e glielo fai vedere a Non ho il tutti. cellulare. Non hai il cellulare, prendi il cellulare e fai vedere questo Ma posso messaggio, se riservarmi? hai Non faccio vedere le le mie conversazioni con palle. te, eh? No, lo dici in live però che ho un manuale della Anche perché misoginia. ci sono le foto della mamma di KG Ma Prime. che dici? Ma non è vero, cappa, non ci sono le foto di tua mamma in chat. Ma Nuda, che bella dici? proprio Dai, così. non imitare nemmeno queste pose del cazzo. Non ho un manuale della misoginia, va bene? Hai detto, io voglio. Voglio. Ma stai ridendo, bro, stai ridendo. Rido perché sto pensando al culo della mamma di KG Prime che mi ha mandato, è scorretto da parte No, tua. te lo sei immaginato perché sei fatto così, ti immagini le cose divertenti, ma Vabbè, io forse non ho... qua? No, non lo trovi là, bro, No, qui c'è la non lo bamba. trovi, non Aspetta. c'è la cocaina là. Mario? Dai, dove l'hai messo, Non cazzo? c'è il manuale della misoginia, Marco, ma che cazzo gli hai detto a Dario? Che bello questo Non lo quadretto! fare vedere! Non lo fare Ragazzi, vedere! l'avete mai Non visto lo questo fare, quadretto? vedere! E l'ha fatto KG Prime! Sì, lo so quando ti ha portato tutti gli oggetti e c'erano ancora le Ah, hai fialette. seguito tutta quanta quella sporca gag di Io merda, sono un grande fan. Comunque, questo Mario invece che cos'è? E questo è un regalo di mia madre. Che cos'è? E non lo so, mi hanno detto che lo utilizzano in Africa. In No, non lo Africa. so, non lo so Lo cos'è, non lo so, non so davvero, non so utilizzo. Che davvero. strano. Fatto di vetro, è ornamento. Se lo No, spacco? non lo spaccare che veramente fa un bordello della Madonna. Comunque è Vabbè, pura. comunque dov'è il manuale della misoginia? Non Lo c'è, e quello è puramente voglio buttare, ornamentale. non si fa così, Non Mario. mi puntare il dito in questa maniera, è vicinissimo ai miei occhi. Dai, che hai pure un dito abbastanza lungo. Non c'è nessun manuale qua. Trovi soltanto cose belle qua, non trovi cose brutte. Ok? Puoi cercare quanto vuoi, non c'è. Te ne stai E andando. Dario Moccia. Ma gli ha detto pure E questo? ha corcato Il di dito medio botte quando te ne vai dalla un tipo tenda? sotto un ponte. Bro, E ma questo qua gli è ti venuto un ha veramente ematoma. Ha preparato? perso un Mi occhio. raccomando, quando esci fai pure questa cosa. Ma vergognati, dai! Sei l'esponente massimo di Twitch Italia! C'è gente che ti ringrazia dalla mattina alla sera di quello che fai e poi fuori dal campo mi fai puppami il cazzo! Figlio di puttana. Dai, non insultarmi in questa maniera gratuita, però, che mi offendo. Basta col dito medio. E chiudi quella cazzo di tenda, Dario! Non aprirla tutta! Grazie! Sì, bravo, esatto, così ti ha detto di fare, bravo! Fantastico, l'ha fatto uguale, identico, porca Madonna! L'ha fatto uguale, identico! Figlio di puttana, pure voi? Soltanto perché l'ha detto lui? Figlio di Non puttana! sono un figlio di puttana! Figlio di Mia madre non è puttana! Sei un buttana! figlio di puttana! Mia mamma non è buttana! Figlio di Non è puttana! Sei buttana un mia figlio di madre! puttana, Marco Merrino! Sei un figlio di Non puttana! sono figlio Sei di un figlio di buttana! puttana, Marco Merrino! Sei un figlio di Non sono figlio puttana! di puttana! Non sono figlio di puttana io! Non sono figlio di puttana! Non sono figlio di... Non sono figlio di puttana. Nemmeno di bottana. Non sono figlio di puttana. Mia madre non è buttana, ragazzi. No, no, mia madre non è una gran buttana. No. No, ragazzi, basta. Mia madre non è una zoccola. Non è una zoccola, mia madre non è una zoccola. Smettetela, veramente. Figlio di Manuela Arcuri?
Minchia, se mi hai creato una meravigliosa fantasia. Va bene, e tua madre dov'è? Slurp slurp. Vabbè, ah, siamo tornati alle elementari. Dov'è tua madre? Slurp slurp. Per dire che succhia i cazzi. Bravo, complimenti, bro. Complimenti. Vedo che abbiamo fatto tutti lezioni di karateo private. Avete speso benissimo il vostro tempo, l'avete investito, bravi. Dov'è tua madre? Slurp slurp. Ma vattene a fanculo, imbecille. È il momento. Ma vaffanculo, ti ho detto che oggi non si fa gaming. Non si fa gaming oggi. Minchia, quanta pazienza! Non potrebbe andare peggio. Jeff, guarda. Figlio di puttana, 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 figlio di puttana. Dai, sono di cazzo, forse. Quello è l'Otello di Shakespeare. Ma figurati se nascondo, che cosa stai cercando? La classifica del campionato di Serie A di quest'anno. Ma figurati se ce l'ho cartaceo, si può trovare su Google. No, la volevo stampare perché secondo me è un'annata memorabile per l'Inter. Ma non è vero per niente, l'Inter sta andando male quest'anno. Appunto. E quindi ti vuoi salvare in cartaceo, te la vuoi stampare perché sta andando male? Abbasso il calcio, forza Napoli. Se dici forza Napoli vuol dire che il calcio ti piace, Dario, sei in continua contraddizione con te stesso. Ma poi ti vuoi stampare la classifica provvisoria prima del mondiale? Vedi che cambia tutta poi. Che cazzo hai? Ma che fai? Ma quanti anni hai? 12? Che mi hai fatto? Il meglio con quell'altra mano? No, mi sto grattando. Quindi se chiedo la clip non mi hai fatto il meglio con quella mano? Che dobbiamo fare? Guardo la chat, mi piace la tua chat. Mi stanno dando del figlio di Troia, quindi perché ti piace? Perché me l'hai detto tu prima. Io? Sì, bro, no, l'hai detto era, prima. Era Marco. No, bro, sei entrato tu prima. Hai cercato il manuale della misoginia. Che stai facendo col corpo? Mi prude tutto. Qua, questa casa qui è tutta piena di roba, bruscolini. Ma fa proprio schifo, vero? Fa schifo. Sì. Quindi che cazzo qua, devi fare? Che qua fa schifo. No, qua ho scopato, è tutto a posto. Chi è che ha scopato? No, ho scopato a terra. Oh, ti ho visto, questo è un dito medio, bro. Te lo ghigo quel dito, ah! Te lo? Ghigo! Mamma mia, che mafioso! Vabbè, ma che vuol dire? Ghigo, tra l'altro, tu lo conosci per... Io ed Elena scopiamo. Fibba, bravo! Io ed Elena scopiamo, non è vero, Job, tu chiaramente stai... Ti guardo da Streamlabs. E questo programma qua? Dov'è la telecamera? Qui? Ciao! Ti ha detto pure questo, Marco, stai facendo le stesse identiche cose. È là la telecamera, è là! Ciao! Ciao amici. Stai dando il culo alla telecamera, quella è Rectangulus, non è una telecamera. Dai, dai, allontana questa cosa, mi hai fatto male, vedi. Non avevi smesso? Sì, ho smesso. Che adesso, cos'è questa? Adesso le bevo qualche volta. Ma chi cazzo sei, mia madre? C'è il fegato spappolato, zio. No, il fegato spappolato. C'avevi quattro asterischi. Mi devi chiamare zio. No, invece bro va bene, vero coglione del cazzo. Ma non ti sfogare su questa cosa di bro adesso, eh. Che avete un sacco di intercalari noiosi voi toscani. Sono gente, tipo sucami la minchia. No, non è sucami la minchia un intercalare. No, bro, il prossimo dito medio ti alzo mani. Che devo fare? Ti alzo mani non vuol dire nulla in italiano, mi sa. Ti alzo mani, io lo dico da sempre. Non mi fare più il dito medio. Dov'è, vedi, là, secondo dito. Là, là, è la telecamera. Qui? Là, quello è il key light. Questa, guarda, la mano. Key light. Key light. Bella questa postazione, comunque mi piace. Grazie. Lava la Red Bull, dai. Non levo la Red Bull. Che cazzo fai? Guardo la tua postazione, sono incuriosito dei miei colleghi. Non lo so, il fatto che poi quando alzi la testa cominci a stamparti la faccia da coglione, questo mi preoccupa. Cucu. Cucua? Cucqua? Oh, sto parlando con te. Dimmi. Sto per tranquillo, non ti faccio male. Dimmi. Sto parlando con te. Qual è il tema di oggi della live? Il tema di oggi è che faccio una live corta perché domani il Masella ha bisogno di mangiare la prima mattina. Anch'io domani verso le 5 sono in fiera. Verso le 5 del pomeriggio? Sì, perché domani c'ho una cosa a Brescia. A Brescia c'è una cosa? Sì, devo fare un lavoro. E poi torni qua. Bella per te.
Io ci sono dalla mattina invece, dalla tarda mattinata barra dopo pranzo, così mi ha detto Davide Masella. Aiutami a dire sti cazzi. Oh, Jeff, guarda! Mia monetina! Mario figlio di puttana, 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 Mario fig. E Dario Moccia ha accorcato di botte un tipo sotto un ponte e questo qua gli è venuto un ematoma, ha perso un occhio. Quel tipo era KG Prime. No, no, ma tra l'altro non l'ho Juve, nemmeno detto merda! veramente. Hanno tratto da una cosa, è come se dicessi Dario Moccia, invece hanno tolto il come se dicessi. Ma va? Ma Ma perché? serio? Cosa ci Ma trovate tanto da ridere in questo come hanno momento? fatto Mario a fare questo? Non mi Juve, toccare, non mi devi merda! toccare, Come hanno non mi fatto a devi fare questo toccare, prodigio no, non mi devi tecnologico? toccare. Quale prodigio? Non mi devi toccare. Che prodigio tecnologico? Fai ogni giorno una streaming, ti pare che non sai come è fatto sto programma? Perché mi prendi in giro? Streaming. Inter o Juve, cosa tifa Mario Sturniolo? C'è un Juve. ospite, lo chiamiamo. Il meme, buttalo dentro! Buttalo dentro, lo Buttalo! ospite, buttalo dentro! Sei schifo, sei un embrione di merda. Fai cagare, Non sei ti un avvicinare mai più in viscido quella verme, maniera! sei ripugnante. Che fai, Pulati? Oh, chi è? E L'ospite, allora se buttalo posso aiutare dentro! in qualche Buttalo modo. dentro, l'ospite, buttalo dentro! Ma che sta succedendo? Goffe, stai fermo, calmati! Che cosa gli hai dato a sto ragazzo? Datti una calmata! Rompi tutto così! Dai, guardiamo come sta andando la formazione dell'Inter. Questo è il tema di ora. Dai, mettiamo Inter. E divertitevi, porco Dio, Inter, soluzioni divertitevi! Soluzioni di che cosa? al campionato di merda che sta facendo. Inter, soluzioni. Ma non so Crisi che. Inter, zitto. La soluzione che salta Inzaghi, il Totonomi parte da Chivu. Mai così male dal 2011. Senti, i nerazzurri. No, ok. I nerazzurri si interrogano. C'è un nome importante, ma una pista ormai non percorribile, di Federico Masini. L'articolo è di Federico Masini. Sì, Chivu, dopo aver cominciato il suo percorso in panchino nel Non mi 2011. toccare, bro, non mi Leggi, toccare, ti leggi. devasto, eh. Leggi. Ma Oh. che leggi che cosa? Sei andato, sei scrollato in avanti. Stankovic? Sì, Stankovic, ma l'articolo Ma è perché tirano vecchio. fuori ancora Stankovic? L'articolo è Oh. vecchio. L'articolo è vecchio. Vedi che ti rompo l'orologio. Hai le colonne della gola. Che è sta cosa delle colonne della gola? No! Mihajlovic, però è arrogante Mihajlovic. Ma Mihajlovic non è una soluzione ottimale per l'Inter. Tu non lo sai nemmeno perché. Perché dici? Mihajlovic, serbo. Sì, mi hai fatto il dito medio un'altra volta. Serbo. Oh, Dario, Oi! mi controlli se Billie Eilish gioca domani sera? Sì, però è una cantante Billie Eilish. Mihajlovic è una cantante, è impossibile che giochi domani. È l'omonimo Di del quale calciatore. squadra? Di quale squadra l'incoglionito? Di quale. Dell'Inter. Ah, è Ci vero! sono. Ci sono i mondiali in Qatar! Non gioca l'Inter domani! Dai, dai. Sempre forza Inter, Ma vattene a sempre. fanculo! Eppure tu, dai! No, Boia. no, non è che carattere, Pernaloso, mi state eh. facendo impazzire, non è una Ma questione perché di. mi eccito, capito? Io ho questa cosa qui. Ma lo sai che dai un buon tempone? No, ma non mi deve Sono uno toccare! Non mi zuzzurellone! deve toccare, mi ha toccato il. Guarda, non puoi fare così! Santa pazienza, altro che permaloso! La Costituzione più bella del Ma mondo! che vuoi da me? La Costituzione più bella del mondo, che è un modo di dirmi gentilmente che sono magro. E non ridete che continua! Così si infuoca sto demente, ma non l'avete capito! Non l'avete capito che così continua! Ditegli non fai ridere! Perché non fa Dio? Non fai ridere! Povero Arlong, è per il mio naso! Fica, 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 fica. È per il mio naso che mi hai Fica, fica, chiamato Arlong. faccelo vedere Fica, questo fica, fica. Non No. lo faccio vedere il ministero! Non si può fare vedere il ministero. Il più divertente, ma vaffanculo, giovane, non ti ho mai visto dire il più divertente. Sta fingendo, pure tu stai fingendo. La smetti di far così, per favore. Rockstream. Sì, Rockstream, va bene. Bravo, complimenti. Quello era un pantalone si. Eh?
Ma che faccia è, bro? Ma che faccia è? Non ti ho mai visto così. Ti diverti, ti diverti. Sono contento che trovi questo spazio, uno spazio per... Ma se per esempio fossi uno schizzinoso e non volessi che, mettessi la bocca in quella maniera? Scusa! Dario, ciao. Scusa, come bro! Stai? Ma va tranquillo. Mario è un figlio potrana. Dovresti lanciargli qualcosa addosso. Ma impara a scrivere, figlio di mamma. Fammi vedere ma che vuoi da me? Ma togli le mani. Antoreva, grazie per il quinto mese d'abbonamento. Ringrazia Antoreva, per favore, già che sei qua. Ringrazia Antoreva già che sei qua. Ultritino! Guarda! È da bellimento, mi fa ricordare i miei tempi. Non aprirlo! Matteo Salvi, grazie per l'abbonamento. Ringrazia Matteo Salvi. Suca. Dai, bro, veramente. No, così non perché si il cervellino? Non ci si sente. Perché dai tempi degli short brains. Non sai manco che cos'è. Sì, il tuo collettivo di cui facevi parte prima. Ah, bravo. Punto esclamativo. E c'è KG Prime. Non preoccupatevi. Bravo, sembri proprio adesso tu. Adesso ci sono io. Saluta KG Prime. Kappa, sei un grande. Eccolo là. In realtà io e Dario ci siamo scambiati di corpo. Ma non è vero. Ma che cosa significa sta cosa? È un delirio di un genio. Change. Che è Genio Change? Vabbè, però fai cagare la merda. Ma dai. Che cos'è? Dimmelo. Dai, Mario, lascia stare. Ma dammi un'opportunità. Cos'è Genio Style? Mario, ora abbiamo le prove che sei drogato. Ma non è vero, è da bellimento, ti ripeto. Grazie per il quasi hype train. Sdoppiamento. Hanno imparato. Ah, è Genio della squadra Genio di Dragon Ball. È proprio lui. Bravo. Ti darei un pugno, però ti distruggerei la faccia. Domani grandi Dio. Cose insieme si lavora. Sì, infatti tra poco stacco per quello. Carichi, eh? Sì, carichi. Sì, saremo una grande squadra. Non è un modo per caricarsi questo. mi fai soltanto venire i brividi. Sì, abbellimento con la roba dentro. Non c'è niente dentro quel tritino. Non conosci Dragon Ball, vergogna. Non ho capito la citazione. La prossima ti ghiavo una tumpolata di ghiavo. Tumbolata. Non l'ho detto con quella forma nasale. Tumpuata. Ah, costituzione più bremmo! No, dai, non mi toccare veramente il cazzo, fai finta! Iddu, sì, Iddu, bravo. Col nuoto. Bravo, bravo. Mario, ma Dario che sa dire in siciliano? Non lo so che sa dire, che sai dire in siciliano? Poliquiz è una merda. Vero. Dai, smettetela. Dai, non te la prendere col povero Poli, si sta impegnando tanto. No, è obiettivo. Dai, parla in siciliano, dai. Parla e basta, non fare i gesti, non fare tutto lo spettacolo. Io ed Elena scopiamo. Non è vero, non è vero. Non è vero, Non è vero che... L'ho detto a me lei. Ma non è vero, non ti ha detto niente. Non ti ha detto niente, Elena, non scopiamo. Non abbiamo mai scopato in vita mia. In vita nostra. Sì. In vita nostra. Non ti ha detto niente, giusto? O ti ha detto una bugia? Perché se ti ha detto che scopriamo è una bugia. Io non nutro particolari simpatie per le forze dell'ordine. Lasciamo perdere che cosa? No. Ah, vabbè, ho capito tutto. Scopriamo un sacco. Ciao Elena, non è vero. È da tre ore qui che cazzo saluti, coglione. Basta salutare una volta e poi continui a interagire. Ma no, che ciao. Vuol dire? Sempre che ciao. Se mi arai, vogliamo cantare tanti auguri? Questa signora arriva da Carrara. Ma non è rimasta qua sicuramente, è ritornata. E tre ore commenta. È tre ore che commenta, che dice? È dall'inizio che non ma c'è. Ma non segui nemmeno la tua stessa chat, ma fai no, ma cioè non vedo i messaggi qualche volta. Ma può capitare. Elena, eri qua dall'inizio, cosa non t'ho vista. Perché mi Poli mafioso. Impazzire, bro! Poli mafioso, sì. Ora tu mi spieghi perché hai fatto sta cosa col mouse, col fischio. Fammelo capire. Che cos'è? Non mi toccare il cazzo. Stai buono. Mario preso per il culo l'ennesima volta nella... Voglio la coca? Sì, certo che voglio la coca. La Coca-Cola era... Non si può dire una cazzata in una live che sei rovinato per tutto... Che è? Tu stai veramente mettendo a dura prova la mia pazienza perché ti meriti un punto... Poli bastardo e mafioso che non sei altro. Non piangere, bro. È tutta una pantomima. Non sta male. Basta insultare Poli. Che è sta cosa? Visto che c'è Dario, adesso sapete che avete là il lascia passare per insultare Poli. Non si fa.
Diglielo che non si fa. Rispetto per il collega Poli, diglielo. Diglielo, rispetto per il collega Poli. Vai a dire rispetto per Poli. Magari mori. Ma chi? Eh? Ma chi? No, in generale. Chi è la pattumiera in casa? Daniele, chi è la pattumiera? Ehi? Ha detto parlo di Mario? Che succede qua? Adesso gli do un colpo di pistola, gli do. Già è grave la questione, la devi smettere, dove sei? Poli Beatdown è una merda. Ehi Mario, hai trovato la mia droga! Mario, hai trovato la mia droga! Droga! Non c'è la droga in questa stanza, ti puoi alzare? Paghiamo! Droga! Ma che c'è Marcone, si può chiamare? No, non si può chiamare, lo sai che non c'è... Per fare una bella reunione! No, lo fai stare là, lo fai parlare con tuo purtroppo, non mi toccare il cazzo! Tu che fai qua? Non c'è droga qua, lo sai che non c'è... Una bella reunione, non la chiamo più! Oh, chi è? L'ospite, buttalo dentro! Lo so che ti vede... Non mi toccare, alzati dalla sedia! Bello! Alzati dalla sedia! Bello! La settimana me ne vado di casa! Finalmente, porco Dio, è un anno e mezzo che ne parliamo, quindi... Che fai? Mi hai fatto male, è un'ora che mi dai fastidio. Ti alzi dalla sedia, alzati dalla sedia. La questione era puramente dimensionale. Cosa mi alzi il braccio destro? Ma no, che fai? No, figurati, dai, alza. Che si parla, raga? Dai, porco Dio, porca Madonna, alzati da questa sedia. È nero? No. È nero, si può la peste! Com'è? Buono, era buono. C'è una bella tradizione di te. No. Che succede? No, Marco, che faccia? È buono. Ha detto una parolaccia. Allora, ti alzi per favore. Ehi. Allora, annunciamo. Ma ragazzi, che cosa? Via dalla mia postazione! Alle 22 sul mio canale sarò con Marco Merrino a fare il capitolo della cultura, così, ad argomento libero, decidete voi. Ah, che meraviglia. Sono Mario Sturgnolo. Per voi. Ti alzi dalla mia porco di sedia! Oh, nonno Furio! Nonno Furio, sì, ma, ciao nonno ma Furio. Ma butta dentro, come si chiama quello che sta sotto? Tavernello. Tavernello! Oddio, c'è pure che lo chiamiamo Tavernello. Mario, qualcosa in questa stanza è stata contaminata, ma non dirò cosa. È veramente un cane che stai attento. Non è così banale come pensi. Anche il cane, quello che ti ha fatto così. Sì, quello là. Ti alzi dalla mia sedia, per favore. Booker T, pazzesco. Mario, parte di scherzi. Tranquillo. Sono tranquillo, se ti alzi dalla sedia sono tranquillo, dai, alzati dalla sedia. Tavernello. Inter o Juve, cosa ti fa Mario Sturgnolo? Eletto là e lo... Juve. In questa canzone ti alzi per favore, non mi toccare il cazzo, alzati. Oh, fica. Se non fosse fica. Quale streamer ti tromberesti? Non c'è bisogno di dire queste cose, dai, alzati. Mi dai un attimo, dai, un attimo te lo do, dai. Oh, prendo il tritino qua, facciamo vedere. Non fare vedere il dentro del tritino. Quindi? Ma ti pare che è un libro di storia? Devi leggerla la chat, non puoi fissarla così! Ehi! Alzati dalla sedia! Va bene. Cos'è sta posa al duce? Oh, questa è una merda! Non è una posa del duce, sono così, messo ad aspettare che ti alzi dalla sedia. Cosa c'entra col duce? Vi saluto ragazzi, grazie di cuore, è stato comunque molto bello partecipare a questa live di Mario. Grazie. La prossima volta mi fa un dito medio, ti tempesto di pugni. Prego. Grazie. È finita? Ok. Ciao Marione, buona live. Ciao Dario, grazie per essere passato. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao Dario. Quantomeno non ha fatto il dito medio. Eccolo là, porco Dio, lo sapevo. Va bene. Il tempo è scaduto, devo andare.
devo andare. Finisco la Red Bull. È stata una live tranquilla, proprio come mi immaginavo. Sono molto contento del risultato. Ve l'avevo detto, avrei fatto una live corta, così domani mattina raggiungevo fresco il Masella al lavoro per fare un bellissimo lavoro della Milano Games Week. A quanto pare, nonostante domani siano soltanto le prove generali, la Milano Games Week è già iniziata. I creator sono emigrati a Milano. Tutti i creator, i vostri preferiti, si trovano sul suolo mediolanonico. Perché Mediolanum, oltre a essere il nome di una famosa banca, è Milano in latino. Lo sapevate? Eccoci in un episodio della Nerd Cultura versione latina. Sì, prendi la Red Bull, fai un so... Ma che è? Prendi la Red Bull e fai un so... Poli Beatdown è una merda! Ehi Mario, hai trovato la mia... Ha messo l'intero Gelmina nella Red Bull? È una merda!